Quando bisogna pensare a scrivere, soprattutto a scrivere un testo di natura creativa, quindi un testo che ha a che fare con l'immaginazione, un racconto, un romanzo, la prima cosa da fare non è tanto, come dire, imparare tecnicamente i passaggi. Il discorso tecnico è un discorso successivo. La prima cosa da fare è capire le motivazioni che stanno a monte di un'operazione del genere, cioè domandarsi perché scrivo. Perché dovrei scrivere? Perché degli alberi dovrebbero morire per far nascere il mio libro, visto che la carta è prodotta dalla cellulosa? Allora, pensando alla produzione che in questi giorni, in questi anni, in questi ultimi periodi, a una iperproduzione di testi e pensando all'idea che quando si va in libreria non si riesce mai a orientarsi pienamente, allora uno dovrebbe porsi le ragioni del perché scrivere. Queste ragioni, secondo me, sono di natura interiore, cioè uno scrittore vero è uno che ha un progetto dentro di sé, è un progetto che non matura casualmente e non matura nemmeno in pochissimo tempo, ma è una vocazione a tutti gli effetti, cioè è qualcosa che ti porti dentro, è qualcosa a cui pensi nel tempo e soprattutto lo vai perfezionando nel tempo. Allora, spesso mi viene richiesto da giovani, come dire, un aiuto per pubblicare. L'errore che si commette è esattamente questo, che i giovani mi chiedono di essere aiutati a pubblicare, non a scrivere. Uno che vuole scrivere non deve pensare a pubblicare, uno che vuole scrivere deve pensare a scrivere. Poi, quello che scrive, se avrà la dignità di essere pubblicato, è un discorso successivo. Chi davvero ha voglia di scrivere non pensa né al denaro, né al successo, né alla casa editrice importante e quindi nemmeno all'idea del pubblicare. È un passaggio che sembra nulla, ma credo sia un passaggio fondamentale per capire in fondo le motivazioni. Allora, una volta che uno ha capito le motivazioni, una volta che uno ha capito di avere un progetto narrativo dentro di sé, progetto narrativo non è soltanto un libro, un testo. Progetto narrativo può essere anche qualcosa che comprende molti testi, molti libri, o comunque un percorso, cioè una strada da percorrere. Una volta che tu hai capito questo, una volta che tu hai, come dire, affermato a te stesso la necessità di dover scrivere, ed è una necessità, come dire, vitale, cioè quando è davvero necessità non ti ferma nessuno, non trovi ostacoli, allora comincia a lavorare. Si comincia a lavorare in una maniera artigianale. Scrivere non è un mestiere, ma è una passione e soprattutto scrivere non è un lavoro industriale, non obbedisce alle regole dell'industria. Non obbedisce alle regole dell'industria per quanto riguarda il discorso della produttività, obbedisce a una regola antica che è quella dell'artigianato. Lo scrittore è un falegname, lo scrittore è un calzolaio, cioè lo scrittore è qualcosa, è qualcuno che arriva per approssimazioni a un prodotto, arriva lentamente, no? Lentamente, anche con una certa tecnica manuale, cioè usando le mani. A realizzare un prodotto finito, prodotto finito che non è necessario sia finito alla prima stesura, potrebbe essere finito alla quindicesima stesura, potrebbe essere finito dopo 20 anni. Manzoni ci ha messo 20 anni per arrivare a un prodotto finito. Tanti autori ci mettono un mese, altri ci mettono del tempo. Io personalmente ormai, come dire, ho preso, come dire, la mano, un lavoro lo realizzo in 2 o 3 anni, ma questo è ora, cioè dopo aver naturalmente acquisito un'esperienza e anche una, come dire, profondità e quindi una concretezza. Nei primi tempi io pubblicavo un libro ogni 4 anni e il primo libro, che è stato pubblicato nel 2000 ci ha messo molto più di 4 anni per arrivare a essere concluso, finito. Allora, questo discorso del lavoro artigianale mi serve per far capire che cosa? Che non esiste una verità, non esiste una regola che vale per tutti, ma ciascuno si deve trovare dentro di sé, deve trovare nell'esperienza la sua regola, le sue regole.
Io ho trovato delle regole. Le regole che ho trovato riguardano, come dire, un approccio al tema, cioè al libro che sto scrivendo, che vorrei scrivere, un approccio che è, come dire, dilatato nel tempo. Cioè io penso molto alla storia che voglio raccontare. Non mi metto a scriverla appena mi viene in mente, perché penso che una storia, cioè un'idea, debba maturare e sedimentarsi. È come un chicco di grano, cioè come ha bisogno dei tempi di maturazione. Allora, un'idea mi viene, ci penso a lungo, perché credo che poi il tempo dia la risposta a se questa idea funziona o non funziona. Se questa idea sopravvive al tempo, se questa idea non muore, non viene accantonata, non viene ritenuta banale o insignificante, sarà il tempo che me lo dice. Allora bisogna avere i tempi di attesa. I tempi di attesa significa che quest'idea te la porti dentro, ci vai pensando, magari prendi appunti, magari vai costruendo sulla carta, no, su un foglio di quaderno uno schema, ma non è ancora pronta per essere messa, come dire, per essere scritta, per essere raccontata. Ha bisogno di tempo. Esattamente come un frutto che deve maturare. Quando il frutto arriva a essere maturo, te ne accorgi da solo, te ne accorgi da solo che, come dire, è come se è la stessa storia che chiede di essere raccontata. Cioè, non ha più senso tenersela dentro, la storia, i personaggi, le circostanze che tu vorresti raccontare, ti chiede che venga raccontata. E allora praticamente succede la seconda parte di questo processo, che è quella della scrittura. Dopo aver incubato a lungo l'idea, ti siedi a tavolino, io non scrivo per esempio a mano perché ho una pessima grafia e non riuscirei a riconoscere ciò che ho scritto dopo un quarto d'ora, per cui al massimo posso prendere appunti a mano e a stampatello, peraltro. Poi devo comunque lavorare subito su un computer, insomma, o sul tablet oppure comunque su uno strumento elettronico. E lì comincia la stesura. La stesura, per quanto mi riguarda, non è un'operazione lunga. Probabilmente nei primi anni, cioè 20 anni fa, quando ho cominciato a scrivere e a pubblicare, non a scrivere, probabilmente 20 anni fa era un'operazione che richiedeva molto tempo. Adesso, probabilmente come dire, per la frequentazione, per l'esperienza che uno accumula, per il grado di professionalità che uno ha raggiunto, è un'esperienza che, insomma, potrebbe durare anche non così come un tempo. E infatti è abbastanza breve il tempo in cui una storia viene stesa, soprattutto per quanto mi riguarda se lavoro con continuità tutti i giorni. Allora, lavorando tutti i giorni è facile che una storia possa essere raccontata in 5-6 mesi, se lavori invece una volta alla settimana il discorso ovviamente viene dilatato. Ma il vero esercizio, e secondo me anche il vero segreto, non è tanto quando si scrive una storia, piuttosto quando la si corregge, cioè l'operazione vera, l'operazione artigianale è la riscrittura di una storia. Il lavorare per raffinare il tipo di prodotto. Ho sempre immaginato, prima parlavo del falegname, ho sempre immaginato che scrivere sia come costruire un tavolino o un armadio diciamo, con sistemi da falegname artigianali dentro una bottega. Ora, un tavolo non è semplicemente un piano con quattro sedie, con quattro piedi. Un tavolo è qualcosa di diverso. Allora, tu puoi sistemare un piano e quattro piedi, ma non basta. Occorre che poi quel piano e quei piedi vengano lavorati, cioè bisogna usare la pialla e eliminare, 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 sottrarre materiale. Di solito il lavoro che faccio io, il lavoro di revisione, non è tanto un lavoro di addizione quanto un lavoro di sottrazione. Io vado a eliminare tutto quello che secondo me è materia inutile, è appesantimento e quindi tutto ciò che impedisce al racconto di essere agile, di avere un ritmo, di scivolare con una certa, come dire, con una certa armonia, con un certo equilibrio. Allora,
il sistema delle parole, il sistema dei personaggi, i dialoghi, le descrizioni, il procedere della storia, ecco, sono tutte quante delle fasi, no? Sono tutte quante delle, oggi si chiamano sequenze, ma insomma, che obbediscono a questo criterio, cioè all'aver sottratto parole, materia, pagine, frammenti, per dare alla storia un ritmo. Che è il ritmo che la storia mi chiede, è la stessa storia che mi indica con quale ritmo raccontare, però io devo obbedire a questo ritmo, devo sottrarre materia per far sì che, come un atleta, no? Se tu perdi peso diventi più agile, la storia cammina più velocemente e anche il lettore non si trova a sentirsi impaludato, no? Dentro un infangato in una zona, per esempio, dove il racconto non procede. Io non amo nei film e nei libri dove il procedere della storia sia lento, che ci possano essere magari delle fasi in cui il racconto sia lento, questo nulla toglie, però il racconto è ritmo, è camminare, 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 procedere passo dopo passo, esattamente come quando si cammina e bisogna trovare la via più spedita per arrivare a una meta. Ecco, allora la fase più delicata, la fase in cui davvero il libro, un testo, arriva a essere concluso e probabilmente anche a acquisire quella qualità che occorre che abbia, è la fase in cui bisogna togliere, togliere, sottrarre, calibrare, equilibrare. È accaduto, accade che tu ti accorgi da te che magari qualche cosa manchi e allora ce l'aggiungi. Ma di solito vale l'operazione di sottrazione, non di addizione. Allora, il lavoro più importante e anche più lungo nell'arco di una stesura di un libro non è tanto la scrittura quanto la rilettura. Lì diventa davvero un lavoro, come dire, capillare, ripetuto, magari anche noioso, perché tu arrivi alla fine ad aver letto questo libro centinaia di volte, però solo in questo modo ti accorgi che è arrivata a maturazione. Quando te ne accorgi? Te ne accorgi con una dimensione anche qui abbastanza artigianale. Nel momento in cui tu vedi che non intervieni più, nel momento in cui ti accorgi che non c'è, secondo te, non c'è più nulla da aggiungere o da togliere, e che quindi il lavoro così com'è, il testo così com'è, deve rimanere, allora tu capisci che il lavoro di rifinitura, cioè di lima, è terminato. E quindi il testo è più o meno pronto per essere letto da occhi estranei. La lettura esterna è una fase molto importante. Perché? Perché è una fase in cui un'altra persona di cui tu ti fidi, che può essere l'editor della casa editrice, ma possono anche essere amici, possono essere, insomma, chiunque esso sia, abbia la capacità di leggere, ti può dare dei consigli. Perché lo sguardo dell'esterno, lo sguardo che viene da una persona esterna, è sicuramente uno sguardo diverso dal tuo. Tu ci sei dentro la storia, tu la storia l'hai costruita, l'hai pensata, l'hai portata avanti. Quindi è difficile che, per esempio, tu riesca a liberarti di alcune cose che a te paiano chiare, per esempio, e all'esterno invece non siano così chiare. Allora è importante farsi leggere, è importante ascoltare i suggerimenti, è importante a volte obbedire, a volte no, ma sulla base di quello che ti viene detto. Ecco, ma anche questa parte, come l'aver riscritto, come l'aver riletto, è una fase delicatissima, perché il libro esce da qui. Il libro non esce quando lo scriviamo, il libro esce quando lo dobbiamo rifinire. E a quel punto, ecco, dopo aver attraversato insomma, un periodo lungo di sedimentazione, di masticazione, sono importanti per esempio anche le pause. Dopo che io ho riletto per l'ennesima volta un libro, non è che l'indomani mi rimetto a leggere, magari occorre dilatare, occorre aspettare, occorre far fermare il tempo. Allora occorre una settimana, occorre un mese, occorrono il tempo che ci vuole anche per dimenticare quello che ho scritto, per uscire da quello che ho formulato e naturalmente poi tornarci sopra. Allora, anche in questo caso, no, bisogna avere la pazienza artigianale
di attendere il tempo, di far passare il tempo e di far maturare. Alla fine di questo lavoro succede molto banalmente che quando ti accorgi che le descrizioni, la storia, il sistema dei personaggi, gli accorgimenti narrativi funzionano, allora il libro può essere terminato. Ci sarà da intervenire, ci sarà spazio per intervenire, ovviamente. È normale che uno debba ritornare con mille ripensamenti che non spariscono nemmeno dopo averli letto il libro centinaia di volte, però siamo sicuri, alla fine uno è sicuro di aver compiuto tutti i passaggi necessari. A monte di questo processo, però, ci deve essere una domanda a cui io cerco di rispondere. Da quando comincio ad avere l'idea di un nuovo libro fino a quando dico adesso il libro è finito, posso consegnarlo all'editore. Quindi è una domanda che mi perseguita in tutte le fasi. E qual è questa domanda? La domanda è: perché io devo scrivere questa storia? Perché una persona esterna a me dovrebbe leggere questa storia? Perché un lettore dovrebbe spendere dei soldi per poter acquistare il libro e leggere questa storia? Cioè, la domanda che mi vengo a porre è trovare la giustificazione morale, la giustificazione etica a ciò che sto facendo. Questa domanda, questo interrogativo, questo dubbio mi accompagna per tutta quanta la fase, cioè da quando concepisco la prima idea iniziale, il primo chicco di grano, fino a quando il libro è consegnato all'editore. Probabilmente anche dopo, quando il libro esce, quando il libro viene presentato, quando il libro viene letto da persone. E trovare un motivo valido che sia il motivo che dà una risposta, che dia una risposta a questa domanda, è fondamentale. Perché scrivo questa storia? Prima siamo partiti dall'idea perché voglio scrivere. E domanda. Adesso quando lavoriamo un testo ci chiediamo perché voglio scrivere questa storia e non un'altra storia. E perché una persona entrando in una libreria, vedendo 10.000 titoli, dovrebbe scegliere il mio libro e non gli altri 9.999? Allora, trovare una giustificazione mi permette di capire se la storia che sto scrivendo è valida, se è valida solo per me. E se vale solo per me, non ha molto senso. O se può diventare valida, ciò è interessante, ciò è importante, ciò è, tra virgolette, universale. Allora, a quel punto, se io riuscirò a trovare una giustificazione tale per cui posso giustificare, posso capire perché un estraneo entri in una libreria e spenda del denaro per comprare questo libro, probabilmente il libro è arrivato nella fase in cui si regge da solo, è autonomo rispetto a me, cioè il libro è diventato qualcosa d'altro rispetto a me. Come dovrebbe essere? Nessun libro è figlio o dovrebbe rimanere figlio di chi lo scrive. All'inizio può esserlo, ma poi, come tutte le cose, deve andare per il mondo libero, deve andare per il mondo svincolato dall'autore, nelle mani di chiunque, nelle situazioni più strane. Ecco, se il libro si regge a galla, se il libro continuerà a avere una sua giustificazione anche a prescindere da me, allora quel libro vale. E quel libro ha una sua ragione d'essere e probabilmente non è stato scritto invano.